Dopo questo suggestivo excursus artistico e astronomico, avremo ora il piacere di ascoltare l'intervento del professor Roberto Battiston, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Buongiorno a tutti, magnifico rettore, colleghi, amici, autorità presenti. Come capirete, per me è un particolare piacere oggi indirizzarmi a voi in questa occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico. Abbiamo sentito molti interventi riguardanti l'importanza della ricerca, dello studio, della formazione. Abbiamo appena ascoltato un'incredibile relazione sull'escursus storico di quanto lo spazio, il cielo sia stato presente nella cultura, nell'arte, nella storia dell'arte fino ad arrivare ai nostri giorni. Oggi passiamo direttamente al futuro, passiamo a quello che lo spazio è oggi in Italia e quello che ci porterà, alcuni degli aspetti che ci porterà lo spazio negli anni a venire. Io devo guardare alle mie spalle e puntare lì. Spazio è sinonimo di ricerca, economia e futuro. Ricerca, ne abbiamo parlato a lungo, siamo all'interno di un'università e quindi è un tema importantissimo. Economia è qualcosa che riguarda l'attività di tutti, anche coloro che non si occupano di ricerca. L'economia dello spazio ce l'abbiamo in tasca nei nostri telefonini che ci guidano attraverso il navigatore nel mondo quotidiano. Futuro è tutto quello che lo spazio contribuisce a fare in quanto è un elemento di trainante per una serie di cose che partono dalla ricerca, nella tecnologia, nel mondo dell'industria, delle applicazioni, contribuiscono a rendere la nostra vita migliore. Si è molto parlato di ricerca e la ricerca in questo contesto, in questo ambito universitario, ci deve ricordare che la base dello sviluppo, dell'innovazione, è sempre formato attorno alla base della ricerca, spinta da curiosità e interesse sostanzialmente gratuito e non determinato, quella che si chiama curiosity driven. Noi abbiamo una serie di attività che sono alla base dello sviluppo tecnologico. Pensiamo alla fisica, pensiamo alla chimica, pensiamo alla tecnologia delle scienze della vita, pensiamo alle scienze dell'informazione, tutto nel contesto in cui gli aspetti della matematica sono importanti. La storia degli ultimi secoli, da Galileo in poi per essere precisi, ha fatto in modo di rendere evidente che lo studio e la ricerca nei vari ambiti di quelle che noi chiamiamo scienze dure, scienze che sono verificabili e in modo preciso, e che il cui progresso viene è alla base di un'attività continua di esplorazione del mondo, di porsi domande su ciò che ci circonda, domande spesso gratuite, apparentemente inutili, ma talvolta fondamentali, si basano su questa rete di scienze esatte, di scienze fondamentali che permettono che cosa? Permettono l'attivazione del progresso della scienza, della tecnologia, delle applicazioni. Se noi guardiamo sul grande, sui tempi medio-lunghi, partendo dall'attività di ricerca scientifica, sviluppando le applicazioni che sono talvolta sfidanti e complesse tanto quanto le ricerche di carattere fondamentali, si arriva a uno sviluppo tecnologico che è alla base dell'innovazione e delle attività commerciali, quindi fa un branching out nel mondo della società nel suo complesso, produce applicazioni e trasformazioni che poi permettono di fare altra ricerca. È un cerchio che si chiude, che parte dalla ricerca e finisce nella ricerca, ma in questo percorso complessivo permette al livello di benessere, di conoscenza della società di crescere continuamente. Voglio fare un esempio per dimostrarvi come questo cerchio, questa chiusura può anche essere su tempi molto lunghi. Prendiamo Guglielmo Marconi, che non ha fatto l'università, quindi è un ricercatore, si può fare ricerca, spinti dalla curiosità anche in modo di autodidatta. Abbiamo tanti esempi di grandissimi ricercatori autodidatti
che però diciamo ha portato a dei progressi importantissimi, perché ovviamente le onde radio hanno cambiato il nostro mondo, il nostro modo di vivere, il nostro modo di comunicare. Bene, quest'uomo ha fatto partire all'inizio del secolo scorso un percorso che si è sviluppato in tantissimi modi. Ora senza la telecomunicazione e le onde radio non sapremo da che parte incominciare nel descrivere tutte le cose che ci mancherebbero, ma vorrei ricordare come uno degli ambiti in cui la ricerca nel settore delle onde, delle comunicazioni con le onde radio sia proprio lo spazio. Nel 1977 l'Italia, un paese da sempre all'avanguardia nel settore spaziale, sviluppa uno dei primissimi satelliti di telecomunicazione, Sirio, quindi un satellite geostazionario che quindi orbita 36.000 km di altezza, il quale è stato uno dei grandissimi successi del nostro paese, che ha aperto la strada agli sviluppi che poi hanno riguardato tutta l'Europa e che oggi sono alla base delle telecomunicazioni satellitari. E ricordo come durante il suo percorso, la sua vita operativa nello spazio, verso la fine, nel 1984, il satellite Sirio è stato spostato dalla sua posizione che puntava solamente sull'Italia per metterlo su una posizione intermedia fra Italia e Cina e trasferire alla velocità della luce letteralmente il Corriere della Sera a Pechino e il China Daily, diciamo, in Italia. Perché dico questo? Perché volevo mostrarvi come lo spazio, fra le tante cose che permette di fare, ha una capacità di fare space diplomacy, contatti internazionali. Nello spazio non ci sono i confini, nello spazio tutti quanti facciamo le stesse orbite e apre in modo implicito alla collaborazione scientifica, politica, strategica, tecnologica, internazionale. La telecomunicazione di oggi si basa su nuove forme di ricerca, quindi Marconi, la telecomunicazione onde radio. Oggi si fanno attività di ricerca avanzata in cui le telecomunicazioni si basano addirittura sulla meccanica quantistica, e in questo l'Agenzia Spaziale Italiana, la sua base di Matera, in collaborazione con l'Università di Padova, ha raggiunto degli importantissimi risultati, permettendo di trasmettere pacchetti di onde quantistiche opportunamente configurate su migliaia e migliaia di chilometri. Perché questo è importante? Perché a differenza delle onde radio, la meccanica quantistica ci permette di trasmettere dei pacchetti che sono intrinsecamente sicuri, che non possono essere intercettati, aprendo un nuovo tipo di telecomunicazioni, che sono le telecomunicazioni sicure. E oggi sappiamo che cosa vuol dire avere la possibilità di canali di comunicazione sicura per impedire, diciamo, l'interferenza di attività, diciamo, di carattere negativo, aggressivo. Bene. Ricerca della meccanica quantistica, che negli anni 30 è stata scoperta da un insieme di geniali ricercatori, 80 anni dopo diventa la base di un nuovo tipo di telecomunicazioni. Questo è un esempio fra tanti in cui vediamo come le due cose, la ricerca fondamentale, le applicazioni, il futuro, siano connesse assieme. Questo tipo di ricerca viene svolta a livello internazionale. Questo è un satellite che i cinesi hanno messo in orbita proprio poco tempo fa, che incomincia a usare queste tecnologie. E parlo della Cina perché mi piace ricordare in questo contesto, in questa opportunità, una delle tante collaborazioni che con la Cina l'Italia sta avendo, perché è nata nel contesto di questa regione. Si tratta del satellite XES, il progetto Limadu, che è una ricerca italo-cinese per lo studio dei terremoti dallo spazio e che è finanziato inizialmente negli anni 2004-2007 dall'insieme delle casse di risparmio dell'Umbria, la consulta delle casse di risparmio dell'Umbria, che hanno avuto la visione e l'intuizione di sostenere una delle ricerche di questa università, che poi recentemente, grazie a uno sforzo congiunto dell'Agenzia Spaziale Italiana, di NFN, l'Università di Perugia, di Roma, di Trento e da tante altre, in collaborazione con la Cina, ha permesso di mettere in orbita questo satellite lo scorso 2 febbraio, quindi sono passati nel frattempo 14 anni, in un contesto di collaborazione su un tema così importante come quello dello studio dallo spazio dei fenomeni sismici, un'area che potrebbe permettere delle scoperte importanti. Questo è il momento del lancio, questo razzo nel deserto
del nord della Cina, a meno 20 gradi di temperatura, che ha permesso all'Italia e alla Cina di completare questo sogno che è iniziato proprio nel contesto di questa università, di questa regione. Bene, oggi l'economia spaziale è qualcosa che vale 320-330 miliardi di dollari, permette ad alcune nostre aziende di entrare in borsa vendendo razzi, questa è la quotazione di Avio nell'aprile dell'anno scorso, che rappresenta un grande successo per la nostra industria spaziale, quella che realizza il Vega, l'importante contributo dell'Italia ai lanciatori europei. In futuro stiamo lavorando come agenzia spaziale a degli oggetti che siano in grado di rimanere nello spazio e tornare sulla Terra, dei mini shuttle che permetteranno di attivare processi di produzione di nuovi materiali o di esperimenti fatti nello spazio in modo automatico, riportando i risultati o i materiali costruiti. Lo spazio, in assenza di peso, permette di fare un certo tipo di chimica, un certo tipo di fisica in modo diverso e potrebbe contribuire ad aprire un'industria spaziale di produzione di materie prime con caratteristiche assolutamente eccezionali. La Stazione Spaziale Internazionale, la casa di Samantha e degli altri nostri astronauti, è uno dei grandi successi che l'Italia dello spazio ha realizzato in questi anni, grazie alla sua industria, in particolare di Torino. È una casa a 5 stelle con un 50% circa realizzato in Italia, quindi è un nostro hotel a 5 stelle nello spazio. Ma la cosa interessante è che gli investimenti fatti per realizzare questa incredibile infrastruttura permettono oggi di produrre attività commerciale, in quanto noi forniamo sotto contratto degli ditte statunitensi i cargo che servono a mantenere in funzione e operativa la Stazione Spaziale Internazionale. I cosiddetti Cygnus sono basati su strutture realizzate a Torino grazie alle tecnologie ottenute dagli investimenti fatti per realizzare la Stazione Spaziale Internazionale. Ecco che lo spazio che parte, nel caso della ISS, della Stazione Spaziale Internazionale, da motivazioni di carattere di ricerca, di sviluppo, per permettere agli astronauti di prepararsi per i viaggi verso Marte, poi come ritorno c'è la possibilità di avere tecnologie che ci vengono richieste per fornire a pagamento strutture utili per i prossimi passi e la gestione della Stazione Spaziale Internazionale. Il futuro dello spazio si chiama Space Economy, sempre di più le applicazioni, l'utilizzo degli investimenti fatti in congiuntamente col contesto dell'attività privata in tantissimi settori, il trasporto, naturalmente lo space tourism, la possibilità di andare e tornare allo spazio a prezzi relativamente contenuti in tempi molto rapidi, le comunicazioni, le ho citate prima, materiali di nuova concezione, andare su asteroidi per ricavare materiali, materie prime, a condizioni, materie preziose, a condizioni particolarmente convenienti, e la gestione di questa montagna di dati che i satelliti che guardano la Terra ci forniscono e che ci permettono di fare altre applicazioni di interesse, agricoltura di precisione, controllo delle emergenze, interventi in condizioni difficili, una verifica di tanti parametri della nostra moderna società che ci permettono di fare in futuro meglio, a più basso costo, molti servizi per un pubblico sempre più vasto. Tutto questo rientra tra l'altro in modo forte nella realizzazione di quelli che si chiamano i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. Perché dallo spazio si possono fare attività di monitoraggio, di ottimizzazione, di anticipazione, che si inseriscono in molti degli obiettivi che l'ONU ha messo per sviluppare nei prossimi 30 anni un ambiente più sostenibile per il progresso umano. E in Italia l'Agenzia Spaziale, col sostegno del governo, nel contesto dell'Agenzia Spaziale Europea, con i contatti con tutte le principali agenzie spaziali, svolge un ruolo importante. Noi siamo la sesta potenza spaziale al mondo e la terza in Europa, quindi dei numeri importanti e interessanti, grazie a una filiera completa che va dai lanciatori ai satelliti, passando per le telecomunicazioni, per i dati. Abbiamo un team di astronauti straordinari, abbiamo contribuito e contribuiremo allo sviluppo dello spazio, dell'esplorazione spaziale sempre di più. Ma abbiamo anche fatto un'altra cosa, abbiamo aperto un piano, che si chiama Piano Stralcio Space Economy,
che lancerà la nuova generazione di attività spaziali di interesse economico, coinvolgendo il privato e il pubblico in uno sforzo paritario al 50%, private-public partnership, per raggiungere obiettivi di interesse spaziale ma anche economico, i big data, la navigazione, l'esplorazione, i prodotti, e questo sta partendo e l'Italia è fra i paesi in Europa che per prima ha creduto in uno spazio che non è solamente investimento pubblico, diciamo, a perdere, ma coinvestimento pubblico-privato con obiettivi di carattere economici. Qual sarà il futuro dello spazio? Sarà una base su Marte? Ogni tanto leggete sui giornali dichiarazioni americane, russe, cinesi, talvolta anche europee, se andiamo su Marte, sulla Luna. Non lo so quale sarà lo spazio fra 10, 20, 30 anni. Quello che posso dirvi è che, interrogando una persona che sapeva vedere molto lontano come Albert Einstein, potrebbe rispondere: non penso mai al futuro, arriva troppo in fretta. Grazie. Per rimanere, tanto adesso facciamo la prima lettura. Non possiamo che ringraziare il professor Battiston per il suo intervento così ricco di suggestive prospettive future per noi tutti. E prima di passare la parola al capitano dell'aeronautica militare Samantha Cristoforetti, procederemo ora alla firma dell'accordo quadro tra l'Università degli Studi di Perugia e l'Agenzia Spaziale Italiana. Ecco, un applauso, grazie.